Carissime mamme, buonasera. Buonasera anche a tutti gli altri che sono intervenuti, al nostro numerosissimo pubblico. Stiamo alla tradizionale, diciamo questa, io direi omaggio alle mamme del Paese. Non vogliamo dilungarci molto, è uno spettacolo tutto a sorpresa e diciamo che per iniziare niente di meglio che i bambini della scuola materna. Accogliamoli con un grossissimo applauso perché sono... E con un grosso applauso anche la presentatrice. Thank you.
Thank you.
coscienza.
Quindi le mamme dei bambini dell'asilo sono pregati di andare verso l'ultima porta che verranno distribuiti così a casaccio. Grazie. Allora, mentre si stacca la sceneggiatura, la scenografia, diciamo che abbiamo la prima grossa novità. Quest'anno abbiamo una nuova presentatrice. Si chiama sempre Fiorella, per me cambia un nome ieri insieme, ma è la signorina Fiorella Russo. Ora iniziamo con lo spiegare il gioco e lo spiegherà Fiorella, perché è lei quella che ha la mano fortunata, quella che diciamo così a caso distribuirà i premi. Con il cartellone A e il cartellone B, con delle tabelle e dei numeri. Il nostro mini cantante dovrà scegliere un numero a sorpresa, il gioco è tutto a sorpresa, e scoprirà un regalo che spetterà poi alla sua mamma e il nome di un padrino. A che cosa serve il padrino lo dico dopo. Poi il mini cantante, dopo naturalmente aver cantato, sceglie dal cartellone B un altro numero che deve far coppia, ecco il gioco del bis, con il regalo che ha sorteggiato prima. Quando avrà indovinato, naturalmente ad ogni colpo sbagliato diminuiscono i punti in classifica. Non si tratta di una gara, ma vediamo chi è più fortunato. E per ultimo gioco, quando finalmente è riuscito a trovare il regalo, dovrà fare il gioco della diapositiva che proiettate lassù in alto. Cioè il bambino, aiutato dal padrino che sarà a una sorpresa, dovrà indovinare il nome della mamma a cui appartiene la casa. Dunque intanto facciamo un grosso applauso perché ha perso la paura che aveva dietro le zitte di Lorena. E visto che, ecco, le nostre ballette, che abbiamo anche le ballette di questa sera, predispongono i tabelloni, io vorrei, è un'iniziativa mia, chiamare sul palco, possibilmente, le insegnanti della scuola materna, perché hanno gridato fino adesso lì dietro, non le abbiamo viste, ma penso sarebbe giusto anche vederle ed applaudirle direttamente. Quindi, se vogliono venire sopra per favore, le insegnanti sono più timidine dei loro bambini perché non stanno venendo.
e insegnanti della scuola materna non ci sono, stanno ancora distribuendo i bambini. Va bene, non riusciamo a inquadrare, facciamogli ancora un grosso applauso, anche se sono dietro le quinte. Sì, sì, vediamo Elda, vieni, vieni. Elda, dai. Sì, è tutto il resto con Elda. Elda e tutte le altre. Sono richiestissime, quindi le aspettiamo un momentino. Ci sono, stanno arrivando. Ha perso un tacchino, non importa. Ecco, forza la piega con la prima. Sono insegnanti della scuola materna, ma mi fai in quarto ora a tenere il volo, ma sono arrivato. Elda naturalmente la conosciamo, il nome. Mimma, Graziana, Ornella e Franca. Ancora un grosso grazie e un applauso. A questo punto due paroline alla lezione del programma. Come ogni anno, durante questa serata, c'è il premio Bontà. Quest'anno il premio Bontà ha una cosa molto particolare. Non ci sono state delle cose eccezionali, per cui c'era da diciamo, un po' di difficoltà nello scegliere il premio Bontà. E si è pensato di dare il premio della Bontà ad una mamma che rappresentasse un pochino tutto il paese, e abbiamo pensato alla mamma del nostro parroco. Allora, se la nostra mamma Rosa Bruno Molasso volesse venire solo qui davanti, signora. Venga, venga, venga. La motivazione la metto io. Visto che deve sopportare Don Antonio, penso che venga a meritare moltissimo. È un pochino timida, va bene, glielo diamo lì, tanto sappiamo tutti chi è. Festa della mamma 82, premio della bontà, assegnato alla signora Rosa Bruno Molasso, 35 1982, con un grossissimo ancora applauso che la consegna Fiorella assieme alla Franca. Naturalmente chi era scritto festa della mamma, la comunità di Venta d'Alba, a Rosa Bruno Molasso con riconoscenza. Vediamo un attimino che rientri Fiorella e prende il suo papè. Guardate questa sera che cartellini che abbiamo, niente da invidiare alla RAI, con il nome sopra. Allora io direi di partire proprio con la serata che, come avete visto, è tutta a sorpresa. Iniziamo con le canzoni. Prima canzone, O Mamma Cara, cantata da Tiziana Scoffoli. Un grosso applauso a Tiziana che è salita qua. Thank you.
devi scegliere un numero del cartellone A. Scegli il numero. 8. Allora, ecco, abbiamo come padrino la scenetta di chirurgo distratto e come regalo tantissimi asciugamani. Vogliamo subito il padrino. Ma sono io, Naturalmente il padrino non sono io, anche perché non sono per niente chirurgo. Dobbiamo passare un minutino di tempo per preparare la scena. Intanto cerco di liberare il filo, ma non ci riesco. Ecco qua che... Sì, no, lo mettiamo per terra, Fiorella, che va benissimo. Allora, i nostri attori sono pronti, incominciamo con dire i loro nomi, in un momento che vado a cercare qua su. Allora, nel chirurgo distratto ci sono Pippo, interpretato da Mario Pecchero, Peppa, interpretata da Monica Battaglino, Adolfo, interpretato da Gianni Borrengo, e il chirurgo che è Davide Rista. Fate un applauso anche alle donne che stanno praticando per preparare la sala operatoria. Come tutti i giochi a sorpresa, sono una sorpresa anche per noi, quindi dobbiamo dare il tempo di prepararsi. Io direi alla cantante di andare vicino a Fioretta. Di là io mi sposto verso la nostra favolosa orchestra, che non abbiamo ancora applaudito, ma avremo più tempo in là. E passiamo lo spazio alla scenetta dal titolo Il chirurgo distratto. Non è che sia un po'. No, no, non è che sia un po'. E tu hai tu.
Allora, la nostra cantante, chiamiamo anche Fiorella. Allora, Tiziana, adesso richiamiamo su i tuoi padrini, che sono gli attori, risalite pure sopra, pausiamo oggi un 60 minuti. Ecco, dovete aiutare la nostra mini cantante, un momentino che abbiamo portato i cartelli, a ritrovare il vostro regalo. Innanzitutto sapete, cioè avete visto qual è il vostro regalo, un magnifico, una parure di asciugamani, ho detto bene, parure si dice così, grazie. Non devi guardare, altrimenti scopri dov'è. Allora, siamo intesi, chi è che fa da capogruppo qui, che parla, che aiuta? Vediamo Gianni, che è quello che è più disinvolto, poi c'ha quattro occhi come me, vedi di più. Allora, Fiorella è pronta con la mia, non ce l'hai il crayon da scrivere? No. Molto figo. Allora, vuoi scegliere per prima te, Tiziana, un numero? Vediamo se troviamo il bis. 11, 11, qui è messo qui, vediamo che cosa c'è dietro l'11. Mi dispiace, non c'è niente. Allora, una penalità. Altro numero? Vuoi farvi aiutare i padrini, magari? Cosa scegliamo? 3. Il 3. Mi dispiace. Allora? Hai dei padrini abbastanza scavagliati. Poi non sentite le discussioni che ci sono. Il 4 è qua. Mi dispiace, siamo a 3 penalità. Proviamo con il 5 che è qui. Mi dispiace. Ci porto un pochino più in fretta per decidere, siamo alla stretta. Il 2. Qui abbiamo delle valette che ingannano anche parecchio. Mi dispiace. 1. Gianni si è messo in postazione lì, però mi dispiace. Eppure c'è? Forza, puoi fare. 8. L'otto, tu dici che c'è qualcosa? L'otto, c'è il regalo. Allora facciamo un applauso di incoraggiamento, poi magari il gioco verrà un pochino più veloce. C'è il regalo, c'è da indovinare a questo punto la diapositiva che verrà proiettata qui sopra. C'è da indovinare la mamma che abita in questa casa. La mamma che abita in questa casa. Il pubblico suggeritore accanito. Allora, dov'è questa casa di Vettonarda e quale mamma ci abita in questa casa? Pezzuto Valentina. Esatto, Pezzuto Valentina. Allora, con quante penalità, Fiorella? 6 penalità. Quindi per adesso ancora nessuna classifica. Facciamo un grosso applauso a Tiziana Stupone, che ha cantato la Macara ai suoi padrini, e passiamo velocemente alla seconda canzone. La seconda canzone è la mia dolce Nelly, canta Sandra Pezzuto. Abbiamo fatto una gaffa tremenda, non abbiamo dato il regalo e nemmeno la medaglietta ricordo agli attori, che sono lì, vanno bene, li abbiamo in incognito, non importa. Allora, Sandra Pezzuto in La mia dolce Nelly.
Thank you.
gioco. I padrini di Sandra sono il corretto della scuola media. Allora Sandra, vuoi farti aiutare da loro? Vuoi scegliere il primo tu? Scegli il numero 8. Mi dispiace, è andata buca. Proseguiamo con il 12. E c'è il premio, quindi fortunatissima Sandra, fortunatissima. Ancora un grossissimo applauso e intanto preghiamo le nostre bandette di portare i premi, quello che prima non abbiamo fatto. Il premio per la mamma di Sandra e una medaglia ricordo anche per il corretto e i due chitarristi. Prima non eravamo pronti noi, adesso non sono pronte le bandette, ma prima della dodicesima canzone ci sincronizzeremo meglio. Eccole. Allora il vaso per Sandra e le medaglie per tutto il corretto. C'è anche una medaglia per te naturalmente. Ancora un grosso applauso per Sandra con i dolci venuti e uno grossissimo anche al coro che quest'anno abbiamo voluto inserire proprio nello spettacolo. In genere faceva sempre solo wow dietro là e nessuno lo vedeva. Bravissimi, grazie ancora. Ah mamma, sì, ho fatto un'altra gara. Allora, Sandra, vuoi tornare su un attimino? Ve l'ho detto che prima della dodicesima canzone ci sincronizziamo molto meglio. C'è ancora da indovinare la diapositiva. Per fortuna c'è Fiorella che mi sostiene. Allora, quale mamma c'è in questa casa? Esatto, bravissima, però qui c'è il corretto, mi sa che c'è qualcuno qui che ha visto, ha avuto la fortuna di avere tanti, tanti padrini, è così? Allora, ancora un grosso applauso a loro. Passiamo alla terza canzone, grazie Fiorella per il suggerimento, e abbiamo Felice con la mia mamma, cantata da Daniela Bongiovanni. Thank you.
il 2. Allora, come padrino abbiamo la scenetta telefonata con sorpresa e come regalo una confezione di pasta. Allora, per la telefonata abbiamo un dirigente che è Nadia Battaglino, una segretaria che è Rosanna Pagliasso e un signore, un operaio che è Ivan Croia. Intanto prepariamo la scena. Ecco Daniela, se mai posi il microfono lì e fai di là con Fiorella, oppure più di qua con lo stesso. Abbiamo le valette leggermente in difficoltà perché io farei una proposta, l'anno prossimo se mai le mettiamo in minigonna, eh? Allora, la scrivania per la dirigente, i telefoni mi hanno detto che non c'è il primo, faremo noi da qui. I documenti, siamo quasi pronti con i microfoni. Forse il pubblico non si rende conto, ma questa sera su questo palco, tra l'orchestra e tutti gli altri, sfilano circa 90 persone. E bisogna dire che sono anche molte, molte da mettere d'accordo, corretto, e diciamo forse non rende nemmeno l'idea. In più ci sono tutte le persone addesse ai vari lavori e vorrei, tanto per tenersi calmi, chiedere un applauso a tutti quelli che hanno preparato il palco, al tecnico dei microfoni, che diventa una cosa sempre più complicata, al tecnico qui che proietta le filmine, al tecnico delle luci che è dietro e anche quello dei microfoni. Quindi raccogliamo tutti quanti in un grosso applauso e un grazie principalmente per il vostro lavoro. Intanto gli operatori sono pronti, quindi io direi di lasciare il campo alla scenetta. Accogliamo con un applauso perché sono un po' timidini. Signor, secondo me, avete mai
Che vuota?
ha vinto una confessione fatta dalla sua mamma. Resta però da indovinare ancora la diapositiva che verrà proiettata. Allora, chi c'è in questa casa? Quale mamma c'è in questa casa? Potete venire anche più avanti per vederla bene, mi sospendo le parie. Vediamo un po' se anche il pubblico indovina. Qual è la mamma che c'è in questa casa? Bravissima, è Luigina Battaglia che loro hanno indovinato tutti. Allora, il premio per la tua mamma Daniela, eccolo qua, e un premio anche agli attori della scenetta. Allora vediamo, Daniela, quante penalità? 4 penalità. Per Daniela 4 penalità. Proseguiamo subito velocemente con la quinta canzone e sono la quarta. La quarta canzone, Ho visto un rospo, canta Ferdinando Pignotti. Un applausino. Una confezione di liquore alla mascotte.
Claudio si ferma lì. Mentre si prepara la scena vi presento gli attori che sono Gino, interpretato da Marco Savoiardo, e Tullio, che è Claudio Pezzuto. Mi pare che gli attori siano pronti, stanno solo infilandosi il cuorino. La schiuffia, ecco la schiuffia, che risparmi un po' fare i cavalli della salone,
Ma magari ti conosco anche di lavare, di difetta, avrà di preso, non sa fonda. Bravo, no? Lo spiro che vuoi. Hai un po' di più, sono che è una lunga, eh? Un che ti giro, no? Di dire, e di tutto che è tanta salmante. Torna per modo di dire, dai. Perché? Anche se la dice la tante non può parlare. Ma che mi dovete fare la bunda? Mi dite a te? A bordo qua, questo sta noia. Hanno suggerito anche a me, c'è ancora da indovinare la diapositiva. Allora,
vediamo se indoviniamo qual è questa mamma. È un po' sfocata, ma magari arriva. Abbiamo una mamma sfocata. La suggeriscono, io vado a vedere. Scopone Serafina? È giusto? Sì, sì, è giusto, sì. Bravissimo, è giusto allora. Il premio. Il premio questa volta c'è, una medaglietta. Il ricordo, grazie mille, ancora un applauso a Fernando. È passato a Vito Rosso. E siamo, magari ricordiamo la classifica, come siamo? In testa abbiamo ancora la canzone La mia dolce Nelly, con un punto. Poi abbiamo la canzone Felice con la mia mamma, con 4 punti. La canzone Ho visto un rospo, con 5 punti. E Ho mamma cara, con 6 punti. Proseguiamo, siamo alla quinta canzone. Abbiamo Zia Nena. Canta Michela Diano. Ora scegli una casella. 3.
Ascoltiamo la sonata del complesso Rienzi, tratta dal film Il tempo delle mele, e come premio un fustino di gas. Allora, felicissima tua mamma che avrà di che lavare, e vorrei presentare la nostra favolosa orchestra, non è un complesso, è un'orchestra. Ecco, questa cosa non volevo chiederlo, mi sposto qua, non spegnete le luci, accendetele sul complesso, sull'orchestra, voglio tutte le luci accese sull'orchestra. Abbiamo alla batteria nascosto là dietro Sergio alla batteria. Alla chitarra abbiamo, come sempre, il bravissimo Gianni. Abbiamo una persona nuova nella nostra orchestra. Reduce dai successi di New York e giù di lì, abbiamo il basso Piero Penna. Bravissimo, bravissimo. Alle tastiere, come sempre, Don Antonio. Quelli che soffiano nella gamba di Somalino, i sassofonisti. Abbiamo Guido e Piero. Poi abbiamo 25 trombe, ne citiamo solo tre. Abbiamo Angelo e Jess Meyer del gruppo. Poi abbiamo Mario Mellino e Giancarlo. Allora, come già annunciato, suoneranno Reality, credo di averlo detto bene, io non parlo l'inglese, che è la colonna sonora del film Il tempo delle mele. Per favore, ecco le luci bianche, grazie.
ancora un grosso applauso a Piero, Stanley e Tony, un altro Piero, Guido, Mario, Giancarlo e Angelo, che formano il Royal Folk. Musicisti a livello internazionale, Michela, vieni qua vicino a me, hai come padrino, chi scegli? Vediamo uno del complesso che faccio sempre venire fino a qua, che posso aiutarti? Tom. Sì, tocca il terribile compito di fare da padrino. Non pensate che ci siano delle mischiette, qua il concorso è quello che ne sa meno di tutti. Vediamo su il primo numero. 6, vediamo dietro il 6, vediamo se la nostra orchestra è fortunata. Dietro il 6 non c'è niente, mi dispiace. 4, ancora niente. 8, e qua nell'angolo. Non viene. 8 non viene. 8 mi pare che sia bianco ancora, mi dispiace. Il 9 è qui nel campo. Dobbiamo trovare lo stesso, mi dispiace. Il 9 è bianco. L'1. Allora l'1 vediamo dov'è, è qui in mezzo. Facciamo vedere. È bianco. Il 7. Sette, vediamo Gianni cosa mi dice. Mi dice che è ancora bianco. L'undici c'è il premio, c'è il bustino. Allora, resta ancora una cosa, resta ancora la diapositiva. Vediamo quale mamma c'è in questa casa. Questa forse la so anch'io in questa casa. Quale mamma c'è in questa casa? Me lo dici nel microfono. Don Giovanni Marisa, esatto. Ancora un grosso applauso a Michela e alla sua canzone, un grosso applauso anche all'orchestra. Andiamo avanti velocemente, abbiamo dei premi come di consueto. A Michela, all'orchestra se mai la diamo dopo? No, li andiamo subito. È vietato baciare la valletta. Ve lo dico subito perché li conosco molto bene. Vediamo un po' di Piero Controlte, Guido stai buono che c'è tua moglie, Mario Tessio mi Balbir, Giancarlo è lì in prima fila, ecco, wow. L'unico era Angelo che poteva baciarla. Proseguiamo velocemente con la sesta canzone. La sesta canzone è Ninna Nanna Malandrino, canta Stefania Battaglio. Battaglino, quindi, scusatemi. Thank you.
Benissimo, come padrino abbiamo un componente del complesso, Gianni, che ci canta Solo Grazie di Fratoncoli. E come regalo una confezione di asciugamani. O di fattoretti, scusate. Fallo stesso. Allora, da padre Gianni, padre, e insomma è giù di vita, padre Gianni, eccolo qui, Solo Grazie. Thank you.
era sospetto? Ora, ancora un grossissimo applauso a Gianni per la Comic Champions League. Vieni anche tu qua, la tua figlioccia che sta ascoltando lì, non dobbiamo lasciarla guardare tanto, va bene? Intanto Fiorella ci ricorda brevemente di mandare la classifica. Abbiamo in testa la mia dolce, no, scusate, sì, la mia dolce Nelly con una medaglia soltanto, poi abbiamo Felice con la mia mamma con 4 penalità, poi abbiamo, ho visto Rosco con 5 penalità e a pari merito ho mamma cara e zia Nena con 6 penalità. Allora Stefania, sei pronta? Mi dici un numero? Il 4, vediamo subito il 4. Che cosa c'è? Vediamo un po'. È bianco, mi dispiace. Forza. 11 è bianco, mi dispiace. L'otto che è qua a portata di mano. Dunque vediamo un po'. Gianni, cosa dici? Che è maschio o femmina? È un maschio? Sì. No, non quello che c'è da dietro, L'otto! C'è il premio dietro l'otto, quindi sono abbastanza fortunati. Resta da indovinare la mamma che abita in questa casa, vediamo un po' chi è. È scappata, è venuta la luce, è scappata la mamma. Bravo! È successo qualche disguido o disnario. Un attimo che arriva, Ha indovinato subitissimo. Facciamogli un grosso applauso. A lei, a Gianni, il premio per la mamma di Stefania e a Gianni niente perché lei ha avuto uno, non gli abbia niente. A questo punto un premio per la mamma in sala. Abbiamo deciso di fare una cosa, diciamo, l'opposto dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo premiato la mamma più rappresentativa, quella più in carne, si dice così, no? Quest'anno abbiamo istituito il premio Pizzaiola, vale a dire la mamma più in linea. E per la mamma più in linea, guardate che cosa c'è. Per la mamma più in linea, adesso arriverà anche qui la nostra bilancia, vediamo qual è la mamma tra il pubblico più in linea. Lì per terra, ecco, lì così. Forza, le mamme che si sentono in linea vengano a farsi pesare, vediamo chi è la più in linea. La mamma più leggera, vediamo qual è. Allora, una c'è. Abbiamo la valletta che toglie anche il colpino, toglie anche il colpino. 48 kg, è già abbastanza in linea. Vediamo Maria. 43, quindi siamo già in vantaggio. Non ci sono più altre mamme che si sentono in linea, vediamo, ce ne sono moltissime, ma ce ne tante, sono tutte in linea. Una mamma che si sente inferiore ai 44. Chi è? Vediamo un po'. Non ce ne sono più mamme che sono in linea? Più nessuna? Diciamo, chiediamo qui all'orchestra, decidiamo la veloce, se vogliamo così alla... Affidato, via! Aggiudicato alla 44, che se non sbaglio Maria viene a chiedere di dare il premio, la mamma più in linea. Ti consegna il premio Fiorella. L'anno prossimo non lo vincerai più di sicuro. Complimenti, grazie. Proseguiamo velocemente perché siamo nelle canne.
canzone numero 7 dal titolo Ma che magia, canta Antonella Porello. Forza, scaldatevi le manine. Preparare, intanto vi presento gli attori che sono due attrici, la spalla che è Paola Del Santo e il comico che è Luisella Marchisio. Ecco che si preparano, lì dietro sente la radio che sta saltando per aria, il tecnico dei microfoni presenta le compase. Risalta tutto caso, un applauso a questi due interpreti.
lo scalo ferroviario che, guarda, devo scaricare queste case da 1, 2, 3, 4 puntate. Guarda, ti dico che lo scalo ti permette di iniziare con gli scherzi, ma figurati se adesso io proprio questa sera ho voglia di scherzare, come fai? Io, guarda, sono un uomo sfortunato, sfortunato al massimo. Cosa ti è caduto? Qualche disgrazia? Ma sì, pensa, ho trovato un nuovo lavoro. Cos'hai chiamato? Guarda, dopo no. E che dici sfortunato? Posso, l'ho buttato via. Perché? Ma guarda, aveva il becco rotto. Guarda, tu sei sempre il solito scemo. No, il solito no. Io sono speciale. Io, guarda, ho anche inventato una polvere che serve per ammazzare le luci. Sì. E come si fa? Guarda, è di facilissima fabbricazione, basta che tu prendi un po' di polvere di marmo e un po' di polvere di tabacco. Questo sì. Allora, ho capito, sapore, marmo e tabacco, ma qui c'è come fa così? Attenzione, sempre per più. La pulce si avvicina alla miscela, più la polvere di tabacco travestisce, scivola sulla polvere di sapone, poi riesce a spaccare la testa contro la polvere di marmo e più muore, si spacca la testa, guarda, io divento orribile, io. Tu diventi una miscela, ma non puoi. Lo sai già. Comunque adesso, guarda, lasciami andare perché ho un mal in testa. Vado a prendere una signorina. Come vai a prendere? Una pastiglia, una compressa. Pensa che in 10 minuti ti fa passare. Tanto mal di testa, tanto mal di testa. Come fa? Come fa cosa? Ma, scusami, come fa a sapere se tu hai mal di testa, hai mal di pancia o hai mal di testa? Vabbè, faccia come vuole. Adesso devo andare via io. Guarda, mi ha chiesto la commissaria per il polizia. La commissaria per il polizia? Ma sì. Cosa hai fatto? Oh, beh, io non ero. Hanno arrestato Giulio, il mio amico. Che tutto è innocente. Ma se l'hanno arrestato il motivo c'è. E invece no. Il mio Giulio l'hanno arrestato per un errore banale che tutti quanti possiamo commettere. Tu lo puoi commettere, io lo posso. E che errore? Guarda, non ti è mai accaduto di buttare dalla finestra un mozzicone di sigaretta, un pezzo di carta, uno stecchino? Io? Ma ti hanno arrestato? No. Ecco, questa è l'ingiustizia. Giulio invece l'hanno arrestato. Bisogna sapere. Ha buttato una cosa da nulla, una cosa insignificante. Nulla, spiegati meglio. Guarda, io ti ho detto che ha buttato nulla. Anche solo buttato sua moglie. Sua moglie? Sì, sua moglie. E secondo te che scaramento la moglie della finestra deve essere premiata? Ma da quale piano l'ha buttato? Ma guarda, ne. Ho scoperto un avvocato
che fa ascoltare tutti. Illusione. Come fa a sostenere uno che ha scaraventato la moglie della finestra? Gli ho insegnato io. L'hai fatto? Certo. Sentiamo. Tu. L'avvocato, come da mio insegnamento, dirà. Signori della corte, signori giurati, signore giuratesse, come state? State bene, se no non sarebbero presenti. Ma questo non si fa male. Il mio cliente ha una faccia da idiota. Ma guarda, nonostante questo è innocente. È innocente, ripeto, e non lo so anche trovare. Perché è vero che la moglie ha fatto ben molto volo dal quinto piano senza il paracadute. La colpa è sua, eh? Di chi? Ma della moglie. Infatti, il mio cliente, che cesso tira, lo ammettiamo, si è limitato a tenere la moglie giù dalla, a mettere la moglie fuori dalla finestra, ma oh, la teneva ben forte con le mani, ma quella chiacchierona si è messa a urlare. Adesso, o signore della corte, vi ripeto delle parole testuali, si è messa a urlare. Lasciami andare, lasciami andare. E il mio cliente ha obbedito. O signore della cortina, della corte, cioè. Io chiedo la soluzione a piena formula del mio cliente. Perché non è reato obbedire alla moglie? Fanno uscire, vero? Sì, sì. Fra cent'anni lo porto lungo. Comunque, caro mio, la filosofia insegna che una bella mangiata vale quanto una bella risata. Come hai detto, scusa, una bella mangiata vale quanto una bella risata. Guardate, guardare il pubblico, guarda se c'è la tua mammina tra il pubblico, le valette mettono a posto le cose, due magari gentili signori che dietro portano via la sedia, la panchina, siamo quasi a posto, vedete con quanta segretezza lo fanno, nessuno se ne accorge, guardate di là anche voi, così evitiamo tutti i favoritismi. Sono difficoltà di tirare il chiodino a una certa ora. Vorrei ricordare a tutte le mamme che resistono che dopo, alla fine di tutto, verrà loro gentilmente offerto tutti i fiori che sono qui sul vaso, che sono stati messi e predisposti da Celestino, come sapete. Quindi, dopo, finito tutto, magari venite fino qua, ci facciamo i complimenti a vicenda, vi prendete un fiore, una rosa, come ricordo di questa serata. Partiamo, sei pronta Antonella, mi dice un numero? 5! 5, 5, un pochino più veloci, bianco, 7, mi dispiace, il bianco anche il 7, il 10, questo è per il pubblico che suggeriva, è bianco,
Lotto! Questa è per quest'altra parte di pubblico. Uno! Chi ti ha suggerito? Nessuno? Allora non possiamo dare un'inchiesta a nessuno. Il 3? Il 3, il 3, il 3? Sei sfortunato Antonella. Il 9 è qua nell'angolo. E chi te lo suggerito il 9? Vediamo un po'. A chi glielo diamo te? Il 9 c'è il premio al 9. Velocemente proiettiamo la diapositiva e vediamo se indovini la mamma di questa casa. Buongiorno Emilia, esatto, un grosso applauso. E le valle si ricordano subito il premio. Ecco le che arrivano di corsa. Caffè per la mamma, le medaglie sono le nostre bravissime attrici. Un grosso applauso, velocemente. Passiamo all'ottava canzone.